Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al pesto di pistacchi, burrata e gamberi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, pesto di pistacchi, gamberi, burrata tagliata a pezzetti, granella di pistacchi, burro, vino bianco, cipolla, olio evo, dado vegetale, acqua, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso ed azionare il bimby per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i gamberi e il vino bianco ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere l'acqua, il dado, il pepe e il sale. Amalgamare con la spatola ed azionare il bimby per 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il pesto di pistacchi. E la burrata. A cuocere per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il burro ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, trasferire in un piatto da portata, spolverizzare con granella di pistacchi e servire. Risotto al pesto di pistacchi, burrata e gamberi. Grazie e alla prossima ricetta!